Buongiorno, io mi chiamo Alessandro Grima, vivo a Roma da ormai qualche anno, però non sono di Roma, vengo dal nord. L'ultimo lavoro che ho fatto è stato il film di Fabio De Luigi, 50 km all'ora. Amo i film e i libri gialli, infatti l'ultimo libro che ho letto è Diario di un killer sentimentale di Luis Sepúlveda. Ho fatto tanti lavori nella vita, oltre all'attore sono stato anche gastronomo, venditore di televisori, cameriere o operaio in una fabbrica, però sento che adesso vorrei tanto fare il bidello. Sento che è un po' la mia vocazione, o perché no, anche il farmacista, o il barzellettiere, perché conosco un sacco di barzellette. Te ne racconto una. Allora, siamo un piccolo paese di campagna, gente che ha studiato poco, poco acculturata. A un certo punto, fortuna delle fortune, uno vince un viaggio in Africa. Allora, lì al bar, tutti quanti che commentano questa cosa, ma che ti va fare in Africa? Ti sei tomato? Con l'aereo poi? E mica vinto il viaggio, vado in Africa. Va, va, vede raccontarmi, va, vede raccontarmi. Allora, questo prende parte, va in Africa, 15 giorni dopo torna Andrea dall'Africa, torna al bar e conta su tutta la storia degli amici, che fanno domande, che gli dicono, ah, ti ha visto i neri, eh? Ti ha visto i Watussi? No, mica ha visto i leoni, sì, mica sparare ai leoni. Quota su, quota su, quota su. Allora, ero lì in Africa, a un certo punto vedo un leone, carico il fucile, boom, colpito. No, mancato, oh, cocan. Allora, ricarico il fucile, ma il leone mi ha visto, attacca a fare, ah, ah, ah. Allora, carico il fucile, boom, colpito stavolta. No, mancato, oh, cocan. Allora, sto per ricaricare il fucile, ma il leone si arrabbia. Attacca quello del metrio, io che scappo via con le onche che mi corre il metrio, ah, questo mi mangia, avevo una paura, a un certo punto. Vedo un baobab, un albero grande, grande, attacca ancora attorno al baobab, attacca ancora attorno al baobab anche il leone, poi scivola, picchia la testa e muore. Mamma mia, che paura! Mi al posto tuo mi sarei a cacare addosso. Anche come pensi sia scivolato il leone? Questa è la barzelletta. Spero vi sia piaciuta. Io non sento ridere, ma lo prendo per un sì. Così. Sulla fiducia, ecco. Va bene? Vi auguro una buona giornata e a presto, buon lavoro. Ciao!